come il caso dello spazio che ora apriamo in questo pomeriggio, di riconoscere grandi autori, conoscere, diciamo, grandi autori in qualche modo sommersi, solitari. Adesso vedremo quale termine usare esattamente per presentare una serie di iniziative che hanno luogo a partire da un anniversario, dal centenario della nascita di Giuseppe Berto. Esiste un comitato per le celebrazioni, un comitato regionale, ci ha portato qui del materiale e naturalmente ringraziamo la signora che non so più dov'è naturalmente. Esistono qui al Salone una serie di eventi cui partecipa Cesare De Michelis, che ringrazio e saluto. Buongiorno, editore, buongiorno, intellettuale, buongiorno. Veneto, come Veneto era Giuseppe Berto, nato a Mogliano, Veneto, e forse questo giustifica il fatto che Mogliano Veneto abbia una scuola, un liceo intitolato Giuseppe Berto. Ci sono qui gli studenti del liceo Giuseppe Berto e la professoressa Gabriella Madejewski. Madejewski. È stato nelle nostre scalette, il suo cognome è stato scritto in modi molto fantasiosi, ma penso lei sia abituata. Non è una novità. Non è una novità, lei si riconosce comunque. E gli studenti sono qui non a accompagnare la professoressa, come nelle gite scolastiche, dove sono, si sa, gli studenti che accompagnano i professori a Parigi, ma perché c'è un'iniziativa molto particolare in questa scuola. Tra poco la diremo, ma prima forse è necessario dire qualcosa di Giuseppe Berto. Forse, se è vero, come dite voi, organizzatori di queste iniziative, che questo anniversario di Berto può essere spiegato, può essere definito con ormai celebre, ahimè, in questi giorni triste formula dei 100 anni di solitudine. Vedremo tra poco perché De Michelis vi sembra 100 anni di solitudine, ma essendo quella di Giuseppe Berto una figura singolare, che nel senso che il nome non è ignoto come di altri scrittori poco letti, ma effettivamente i suoi libri, Dal cielo rosso al mare oscuro, per dire quelli che per me sono stati importanti, hanno forse meno spazio nella lettura contemporanea. Da dovremmo cominciare per evitare di ricordare di Giuseppe Berto solo la biografia, le polemiche che l'hanno sempre circondato, la sua natura anche, diciamo, polemica? Dove cominciare? Si deve cominciare dal fatto che Berto ha giocato la sua giovinezza passando un decennio, e anzi un po' di più, a fare il soldato per la patria. È partito per l'Africa. Però quello è successo a tutta quella generazione. No, non tutti, hanno fatto 11 anni completi sotto le armi. Fino al 46, perché ha fatto pure quasi 6 mesi di prigionia in più litigando con gli americani. In un campo dove c'era Alberto Burri, no? Nello stesso dove campo. Burri, dove c'era Tumiati, dove c'era campo un di gruppo di uomini. Ma questo perché? Perché era già un oltranzista, in qualche modo, un morale, umano, perché prima Berto, che bellico e politico. Era fascista e lo era. Ma non era. No, era un giovane. Faceva la guerra così. Ha detto che nel 1940, quando lui torna dall'Africa orientale ferito con una medaglia al valor militare, eccetera, eccetera, scrive un racconto, secondo me bellissimo, che si intitola La Brigata Feletti, in cui non è che racconta la vittoria della forza militare dei fascisti o degli italiani o di chi vuoi, racconta la sconfitta, e non la racconta affatto con malanimo nei confronti dei soldati africani che li hanno massacrati. Racconta come il segno di una impotenza dell'uomo a combattere contro il male che lui chiama il male universale che attraversa la sua esistenza. E questa chiave di natura morale anziché ideologica fa sì che Berto è davvero solo in un'epoca lunga che comincia col fascismo e finisce sostanzialmente col crollo del muro di Berlino, in cui tutti quanti ci siamo, nessuno si chiama fuori, illusi di interpretare la storia e anche la nostra storia, i nostri problemi, con lo strumento delle ideologie. Berto da subito ha detto le ideologie non funzionano. Quindi le sembra un autore utile in un'epoca post, è un autore necessario in un'epoca post ideologica? È sicuramente quello che a me sembra evidente, ma naturalmente il mio giudizio vale quello degli altri. È sicuramente uno scrittore i cui libri hanno una capacità di essere letti oggi avendo un senso che molti degli scrittori di successo degli anni 50 e 60 non hanno più.
nel senso che sono irrimediabilmente datati. Anche Berto avrà sicuramente delle cose datate, ma sono molto meno. E se uno rilegge Il male oscuro, che è un capolavoro veramente straordinario, coglie questa idea dove una vita che in parte è sicuramente in larga parte autobiografica, ma diventa... lo diciamo, lo devo dire, è la storia di una, diciamo, depressione, per usare un termine superficiale, ma insomma è la storia vissuta sulla propria pelle di un disagio, delle sue ragioni, della, inserita dentro una serie di accadimenti, di luoghi, di interlocutori che sono le figure dell'esistenza di Berto. Ma quello che ti colpisce oggi non è l'aspetto autobiografico, che poi è in parte largamente tradito anche nel testo, ma è la grande capacità di trasformare questa figura autobiografica nella metafora della condizione umana nella metà del Novecento, il libro del 64. Ecco, ma quell'anno vinse il Viareggio e il Campiello. Non era un autore, in un'epoca molto ideologica, sembra, gli anni 60, infatti, non era un autore, e dopo che interviene... essere preciso, non fu mai solo rispetto al pubblico. Fu pure rispetto ai critici, il premio Strega è una specie di salotto letterario... Non lo Strega, vinse il Viareggio e il Campiello. Il Campiello era il libro... Campiello è Veneto, e De Michelis lo difende. Veneto è la regione ospite e noi siamo gentili con i veneti, gli editori e i premi veneti. Vorrei ricordare che il Campiello era definito all'inizio degli anni 60 un premio di destra, e come tale aburrito, e premiava degli scrittori allora... che la sinistra faticava a riconoscere. Il primo di questi è stato Primo Levi. Levi l'hanno scoperto. Lei anche editore, era bello quando c'erano i premi aburriti. Oggi non si aborre nulla, nessun premio viene aburrito. Ci sono premi aburriti oggi negli editori? No, premi inutili ce ne vabbè, ma non aburriti, non si senta. Allora, questi ragazzi di Mogliano Veneto. Allora, intanto, io gli ho detto prima per salutarla, ma adesso non è che proprio intitolate la scuola. Sì, è di Mogliano e quindi è giusto che ci sia una scuola. Però è un autore, non è Platone, no, Berto, ma sì, non per la notorietà, per l'equilibrio, per l'armonia. Però la scuola, gli studenti vuole, lo sanno che hanno scuola intitolata un controverso, pugnace, polemico, certo, infatti, depresso, forse, e geniale. Certo, proprio in occasione di questo centenario abbiamo voluto avvicinare maggiormente i nostri studenti a Giuseppe Berto, perché come in tutte le cose, con l'andare del tempo si perde un po' la conoscenza. E quindi il nome Giuseppe Berto era diventato più un nome. Ma scusa, qua ci sono gli studenti, è il nome però... Sapete che è una gloria, non solo, no, non solo. Qui ci sono, vi spiego cosa succede, così siamo più ordinati. Che il liceo statale Giuseppe Berto di Mogliano Veneto fa una serie di iniziative, un omaggio a Giuseppe Berto, dove ci sono delle cose, diciamo, non normali, non banali, ma insomma, presentazioni. C'è Paolo Crepet, che è un psichiatra veneto, quindi in grado, come pochi lo so, di interpretare l'animo veneto nei suoi recessi più oscuri. E poi c'è una messa in scena di un'opera di Berto, che è La passione secondo noi stessi, che è un'opera del 72, che è una cosa che chi c'era allora un po' se la ricorda, perché diciamo polemicamente risultava una rivendicazione della figura di Giuda Iscariota, si diceva, con un fondamento teologico che non sto qui adesso a riprendere né tantomeno a discutere, che effettivamente se non c'era Giuda Iscariota tutta, diciamo, la grande operazione realizzare della... E quindi ci sarà un ragazzo che interpreterà Giuda. Certo. Non è qui Giuda. No. Non è Giuda, perché i tre ragazzi che sono qui, c'è cioè Tobia. Tobia, che parte interpreta? Tobia Arcangeli. Allora io interpreto una spia che si chiama Asaf. Che una spia di chi? È una spia del Sinedrio di Caifas, che era uno dei capi sacerdoti, che cerca... Che si introduce tra gli apostoli? No, diciamo che dialoga con, in particolare con Giuda, e lo cerca, diciamo, di attirare un po' a sé. Sentiamo, con quali argomenti economici, morali o teologici lo attira Giuda? Io penso un po'... Che parole rivolge? Se si ricorda le parole ce le può anche dire. Come si rivolge a Giuda? Dunque, gli dice, tu le sai le cose, non sei né contadino né pastore, cioè tu potresti essere tu stesso un maestro, quindi potresti essere tu
a partecipare a questo, a entrare in questa cerchia di sacerdoti. Quindi cerca un po' come una specie di serpente, cerca di facendo leva un po' su le debolezze alla fin fine di Giuda. Vabbè, questa è la spia, ora non lo può più fare perché abbiamo detto avanti a tutti che fa la spia, è stato smascherato come da Snowden. Martina Lando, cosa, che parte farà? Io invece partecipo alla parte moderna di questa opera. Perché secondo noi stessi è un'opera, me lo ricordo, che va da 2000 anni fa a oggi, diciamo, fa queste due. E quindi oggi cosa fa? E io sono la signora Stappel, che è una timorata di Dio, è casalinga, che si opporrà a questo psicologo qui di fianco, che espone un carattere di Gesù differente da quello che noi di solito vediamo. E sottolinea ad esempio l'aggressività del Cristo, che secondo noi non c'è in realtà. E io a un certo punto infatti mi arrabbierò, gli darò anche uno schiaffo. Quindi... Una timorata di Dio violenta. Eh sì. È una categoria molto diffusa nel mondo contemporaneo. Senta, ma non la convince nemmeno un po' questo argomento allo psicologo? È fermamente convinta nelle sue opinioni, quindi... No, ma nella vita invece fuori, scendendo dalla scena, Martina si convince da che... Non l'attrice, ma Martina ragazza. Sì, sì, cioè io sono sicura che comunque... È importante il ruolo di Messia comunque. Quindi... No, ma mica volevo mettere in discussione il Messia, quindi no. Sentiamo se Samuele riesce a difendere le ragioni dello psicologo. Beh, diciamo che è una parte che mi ha affascinato fin da subito. Non appena ho sentito che c'era questa è una frase da grande attore, no? Quante volte avete sentito gli attori all'Oscar che dicono: quando ho letto questa sceneggiatura mi sono subito appassionato. Vabbè. Io non sapevo ancora che parte facevo, ma quando ho sentito che c'era lo psicologo ho detto: la devo avere. Ma e la racconterà a Crepet questa inclinazione per la psicologia, vedrà che verrà dissuaso da Crepet. Beh, diciamo che la nostra parte è una parte abbastanza interessante, perché commentiamo la scena dei fatti nella parte antica. Allora, insomma, questo libro degli anni 70, sì, quando c'era De Michelis, mi aiuti, perché anche lei c'era in quegli anni, questi temi morali forse venivano di... No? Fate tutti le mani nei capelli, lui, Cacciari, quando si parla degli anni 70, ma cosa avete combinato a Venezia negli anni 70? Vabbè, non lo voglio sapere. Vabbè, i più terribili, lasciamo. Però c'era questa discussione, questi temi, Berto, che era pure uno scrittore particolare, laterale, diciamo, raccoglieva umori che c'erano. Questo testo qua risente degli umori di quel tempo là? Di tradimenti, gli anni 70 sono appunto, pieni. Se non altro, non vorrei ricordare che uno l'hanno ammazzato perché aveva tradito. Appunto, esistevano i tradimenti, esistevano le fedi assurde. Oggi questi ragazzi, lo sentite come un testo che vi parla questo, o vi sembra, che pure può essere, non è nulla di sminuente, una cosa che racconta un tempo, un tema preciso, cioè vi sentite coinvolti, ci sono le vostre domande di oggi dentro questi testi che interpretate? Sì, beh, innanzitutto è un'esperienza... Questo è Samuele, sì. Sì, Samuele. È un'esperienza scolastica assolutamente nuova, c'è una sorta di scuola dentro la scuola, quindi anche stringiamo dei rapporti con gli altri ragazzi di altre classi, ed è sicuramente un modo nuovo per conoscere il pensiero di Berto. La cosa fondamentale è che abbiamo avuto modo di capire effettivamente quanto insomma sia importante il messaggio che emerge appunto dalla vicenda di Giuda, e che alla fine è il messaggio di Berto, ovvero spesso siamo costretti a fare cose che non vorremmo fare, ma è quasi il destino a imporci di farle, come dirà lo stesso Giuda: io amavo Gesù, ma è stato lui che mi ha come si può dire, mi ha scelto come la persona che dovrà tradirlo per far sì che adempia al mio destino e lui adempia al suo. Molto bravo, ha riassunto un messaggio molto complicato, professoressa, non so se è merito anche della scuola. Senta, professoressa Madeischi, sì, ma li leggono poi i libri, ragazzi? Parliamone tra di noi, senza che sentono. No, assolutamente, assolutamente. Allora, effettivamente Giuseppe Berto non è stato un autore molto gettonato nell'ultimo periodo. E ma noi chi abbiamo... sono quelli gettonati? Chi sono quelli gettonati? Ma quelli più contemporanei. Cioè? Ma ad esempio Camilleri piace molto, Stephen King piace molto ai ragazzi, questi sono soprattutto. Però
il liceo Berto voleva proprio rispolverare anche la figura di Berto. Non esiste un liceo Stephen King. No, assolutamente. Credo che esista in Italia. E allora, certo. E allora abbiamo organizzato tutta una serie di attività per far leggere. Senta, ma ai questa cosa ragazzi del libro riguarda Berto o riguarda i libri? C'è, cioè, questa marginalità, diciamolo, ecco, allora, per, che è nell'esperienza delle nuove generazioni. Certo, le dico proprio il mio pensiero. Quello mi interessa. Allora, prima Susanna Tamaro parlava della società del nulla, ed effettivamente i ragazzi contemporanei appartengono proprio a questa società del nulla, e anche i libri sono un insieme di parole molto spesso per i ragazzi, parole che scorrono come un fiume e si soffermano molto poco sul valore delle parole. Quindi la scelta che noi abbiamo fatto di portare in scena La passione secondo noi stessi ha dato la possibilità di trasformare le parole in azione. E io ho visto che i ragazzi, attraverso le azioni, recuperano la parola perché sennò scorre. Questo è anche il teatro, è la grandezza del infatti, teatro. Infatti. Allora, io vi devo salutare, però prima De Michelis, insomma, qui anche come intellettuale, editore, operatore culturale legato alla storia della Marsiglio, questo tema dei libri, della loro trasformazione. Ieri La Stampa, che insomma è anche un giornale di Torino, quindi usa un linguaggio anche giustamente, credo, risorgimentale, è titolato "Qui si rifà il libro o si muore". Le sembra... Il titolo è bello. Io, sì, ma come sempre, esagerato, non si muore affatto. Si muore. Prima di morire ce ne vuole, Berto sa che però si vive, morire è faticoso però si vive, e doloroso. Si vive male, come vivono male molti editori questi anni. Io molti sono scrittori. Convinto che il modo in cui le inchieste sono fatte è sbagliato. Ma quello delle statistiche che dicono che si è venduto, sono lo dico, il 2% di libri in meno con un incasso del 6% in meno, cioè vuol dire che abbiamo tutti comprato meno libri e comprato libri meno costosi, cioè scelto libri che costano. Detto in sintesi, poi ti raccontano con un'altra statistica che le biblioteche hanno aumentato il numero dei frequentatori. Allora il problema non è così semplice, no. I libri non sono mai stati letti. Io che sono un discreto collezionista di libri passo la vita a tagliare le pagine a quelle del Settecento, quindi non è che la produzione, la diffusione di libri ha qualcosa a che vedere con la lettura. Vabbè, posso fermarla qui perché questa verità, insomma, questa sua tesi o impressione la raccoglieremo, la discuteremo. Bisogna separare il libro dalla lettura e quindi la lettura dall'acquisto, fare un discorso più complesso e magari troveremo dati meno scoraggianti. Io per ora sono molto incoraggiato da questi ragazzi. Giuda non è venuto perché vabbè, sarà, lo tireranno fuori all'ultimo momento, ma devo ringraziare Tobia Arcangeli, Samuele Cillotto e Martina Lando. Senza accento, Lando, non si fanno gli auguri, non so come si fa a teatro in Veneto, a Roma si dicono delle parole brutte, quindi non ve le dirò, anche perché la professoressa Madeschi poi a scuola non si può insegna italiano, quindi, certo, non può quindi non posso. Grazie De Michelis per le sue tesi, non dirò originali, che aggiungeremo alle altre che riguardano il futuro del libro e anche degli autori. Abbiamo parlato di Giuseppe Berto, ci sono iniziative oggi, ce ne sono tre. Due sono già avvenute, al Sala Blu ci sarà 100 anni di solitudine, appunto il titolo dell'incontro con Cesare De Michelis, Antonio Dorrico su Giuseppe Berto.